questa puntata vedremo. Irish Poker Open 2012. Luca Moschitta e TM. Vince Van der Smissen. Premier League. Formato il tavolo finale con in testa Matthew Frankland. Segni di ripresa per il traffico del poker online internazionale. Ben ritrovati dopo la pausa pasquale in All In On Air, lo spazio riservato alle news sul poker nazionale e internazionale. Andiamo subito in Irlanda, parliamo di Irish Poker Open 2012, infatti quest'anno la prestigiosa tappa internazionale di Dublino dell'Irish Poker Open 2012 si è tinta leggermente d'azzurro. Ottima prestazione infatti del nostro azzurro Luca Moschitta, in terra irlandese, che conquista un 54esimo posto al prestigioso e arduo main event dell'Irish Poker Open 2012, che gli è valso una moneta dal valore di 6.900 euro. Nulla da fare invece per l'altro nostro azzurro Sandro Rovella, in gara in questa prestigiosa kermesse, eliminato nelle prime ore del day 2 di sabato scorso. La vittoria è andata invece al giocatore di poker belga Kevin Van der Smissen, il quale è tornato a casa con una prima moneta del valore di 420.000 euro. Runner up Thomas Beer, che vince 225.000 euro, mentre al terzo posto troviamo David Dean, 158.000 euro. 502 sono stati gli iscritti, con tanti volti noti che anche quest'anno hanno deciso di onorare l'Irish Poker Open 2012. A primo infatti troviamo la leggenda vivente Phil Hellmuth, 34esimo per 9.400 euro, il simpatico Freddy Dibb, 27esimo per 11.200 euro e l'esperto Andy Black, out in nona posizione per 32.700 euro. Si è completata la batteria di qualificazione del Party Poker Premier League in corso a Casino Montesino di Vienna, dove tra l'altro oggi si giocherà anche il World Poker Tour. I due gruppi di qualificazione hanno visto primeggiare il britannico Matthew Frankland, player giunto alla manifestazione tramite la piattaforma partypoker.com, e lo statunitense Daniel Jungleman Cates. Il primo ha trionfato nel gruppo A con 40 punti, frutto di ben due vittorie di batteria, mentre Jungleman è riuscito a toccare quota 38 punti grazie alla vittoria della quarta ed ultima batteria del gruppo B. Insieme a loro hanno raggiunto direttamente la finale Sam Trickett e Tony G, rispettivamente secondo e terzo del gruppo A. A Patrick Antonius e Scott Saver alle piazze d'onore del gruppo B. Il format della Premier League prevede anche una qualificazione attraverso i playoff, tra i giocatori piazzati sia al quarto e quinto posto dei due gironi, con sfide di heads up al meglio delle tre partite. Nel primo incontro Phil Luck ha avuto la meglio sul campione uscente della Premier League Andy Frankenberg, battuto con un secco 2-0. A seguirlo a stretto giro è Tom Durdwan, che supera nei playoff del girone B l'ucraino Timoshenko. Il poker online ha dimostrato finalmente segni di vita nella settimana appena conclusa, con un incremento positivo dopo una striscia di 8 settimane in perdita. Tutti i primi 10 siti di poker online hanno guadagnato in frequenza di giocatori per un totale del 5% in più rispetto a 7 giorni fa. Con un colpo quasi inaspettato la settimana scorsa, il network ePoker ha fatto un passo avanti in classifica, assestandosi al secondo posto dopo quasi due mesi trascorsi da Party Poker in questa posizione. Intanto su PokerStar.com lo Zoom Poker continua a consolidare il favore dei giocatori. Oltre il 25% dei players infatti predilige questa modalità di poker cash game, che rappresenta oltre il 50% delle giocate su PokerStars.com. Numero tale che sta tentando i vertici della Poker Room ad allargare questa nuova modalità di gioco alla totalità dei tavoli di cash game del sito. Tra i primi 10 siti di poker online perde due posizioni la sola PokerStars.it a vantaggio di OnGame.com e WinMax.fr. Tra le room italiane risale ePoker.it, che guadagna due posizioni rispetto alla settimana scorsa, e supera nuovamente Svenskan Spell, sale di una posizione invece anche OnGame.it. Questa edizione di All In On Air termina qui, noi vi diamo appuntamento a domani con le nuove news sul poker.